Il futuro incerto, la crisi economica, la politica in fermento e le allegorie mitologiche della realtà. Questi temi raccontati sotto forma di cartapesta dai quattro carri allegorici che hanno iniziato ad animare il carnevale più antico d'Italia, quello di Foiano della Chiana. Il re Giocondo, patron della festa, è il protagonista insieme a tanti eventi collaterali di questa 475esima edizione. Azzurri, bombolo, nottambuli e rustici, i quattro cantieri in gara che come ogni anno grazie al lavoro volontario degli artisti della cartapesta hanno reso possibile la realizzazione di quattro gigantesche opere in gara fino al 9 marzo, giorno del verdetto finale. Le tematiche rappresentate nascono dalla realtà. La prima domenica del carnevale è stata un grande successo, come si poteva immaginare. Ce ne saranno altre quattro fino al 9 marzo. Le vie del paese sono il teatro dei festeggiamenti in onore di Re Giocondo. Tra le novità di questa edizione, l'orario, che salvo la prima domenica che ha visto l'inizio alle 15, in occasione della presenza della giuria, per le altre domeniche le sfilate allegoriche inizieranno alle 12. Molte inoltre le attività collaterali, a partire dalle degustazioni ogni sabato presso la Galleria del Furia. Il comitato promuove dalle 18 attività per la scoperta di prodotti tipici e vini del territorio aretino. Domenica 23 febbraio alle 8:30 ci sarà il Corre Giocondo, prima edizione, la corsa in maschera competitiva e non, a cura dell'associazione sportiva dilettantistica Gruppo Podistico Avis Foiano. Il Carnevale di Foiano è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie, sia per la sua tradizione storiografica.